Figurati. Cavolo. Manca la luce. Mio signore, sono qui per servirti. Oh, ma che cavolo! Che diavolo sei? Sono armato! Ho un orsacchiotto, non ho paura di usarlo! Oh, calmo! Sono il genio della lampada tascabile. E poi mi vorresti colpire con un peluche? Sì, va bene. Però la mensola è di Massello, te spacco questa in testa, eh? Mio signore, sono qui per servirti. Qual è il tuo desiderio? Mi dai 3 desideri? No, un solo desiderio. Le batterie della lampada tascabile sono scariche. Ecco, lo sapevo. Non dovevo mettere le vongole assieme alla peperonata. Vabbè, va. Sì, guarda. Dammi Rafael. Cioè, scusa, desidero che mi passi Rafael. L'orsacchiotto? Va bene. Ecco, grazie. E vuoi discutere con lui? No, a posto così. Figurati. No, buonanotte. Contento tu. Buonanotte, padrone. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi voglio parlarvi di un canale YouTube molto particolare. Innanzitutto perché è il canale di un pasticcere, di un ragazzo molto bravo nei lavori di pasticceria, fa dei lavori di decorazione incredibili, cose che io veramente mi sogno con la manualità pietosa che mi ritrovo, però è un canale che non fa solo pasticceria. L'ho scoperto, infatti, per una cosa che trovo divertentissima e di cui adesso parliamo, però per cominciare innanzitutto vi segnalo il canale. Lui è JK, il canale è Koalipops. Lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, iscrivetevi, è veramente molto bravo, fa delle cose veramente molto simpatiche e molto divertenti, e infatti, come dicevo, lui è un pasticcere, fa decorazioni sulle torte, fa dei biscotti molto artistici, e quindi, per cominciare a parlare di JK, vi presento un video in cui si parla di cosplay. E voi subito mi direte «Come si parla di cosplay?» JK io l'ho scoperto grazie a una piccola challenge che stava facendo in compagnia dell'amico Studio Whippin. La challenge che si chiama $5 Cosplay Challenge. La challenge del cosplay da $5. Come funziona? Si va in un negozio di tutto a un dollaro, si spendono $5 comprando quello che si trova in quel negozio, e dopodiché ci si può aggiungere esclusivamente quello che si ha già in casa. Tipicamente magari, non so, una maglietta, un paio di pantaloni, una cucitrice, del nastro adesivo, una cintura, piccole cose così, e poi, non so, le forbici, la colla vinilica. E si crea un cosplay di un particolare personaggio. Ora, JK ogni tanto fa queste challenge, ed è diventato bravissimo! Veramente una cosa incredibile! I risultati con $5, veramente punti di cucitrice e una cintura vecchia che c'aveva in casa, sono qualcosa di incredibile, e infatti, come primo video, vi presento la principessa Moana, o come è arrivata in Italia, Oceania, in $5. Video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, scoprirete non solo che è molto simpatico come personaggio, ma che è veramente molto bravo in queste situazioni. E se non ci credete che è molto bravo, provate voi a fare un cosplay da 5 euro. Andate a comprare nel negozio tutto a 99 centesimi, tutto a 1 euro, 5 cose, mettete quello che c'è in casa. Secondo me, comunque, è una challenge interessante, magari una volta ci proverò anche io. Comunque,
provateci e capirete quanto è bravo JK. Scherzi a parte, restando nell'ambito di Moana, pardon, di Oceania, parliamo delle doll cake. Lui è molto bravo a realizzare delle torte, delle situazioni che diventano talvolta anche, non so, delle idee per le feste di compleanno o situazioni del genere, delle decorazioni per i biscotti, e fanno molto effetto le doll cake che realizza, che sono veramente molto belle. E ho trovato veramente bellissima la doll cake di Moana, di Oceania, appunto. Quindi il secondo video che vi voglio segnalare del canale Koalipops è appunto la doll cake di Moana. Di nuovo, l'ho trovata linkato sul doobly-doo e l'ho trovata linkato sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. È veramente molto bello, è veramente ben fatto, ma soprattutto date un'occhiata un po' a tutto il canale di Koalipops. Ci sono molte ricette e molte decorazioni di torte che sono incredibili, sono veramente molto belle, lui è veramente bravissimo e merita tantissimo. Ora, come terzo e ultimo video che vi voglio segnalare di Koalipops, che in fondo è anche quello che mi ha dato l'idea per questo vlog, vi parlo di una silhouette cake. È una torta molto semplice, semplicemente su questa torta sono attaccate con il cioccolato, con la pasta di cioccolato, delle silhouette. Sto parlando della silhouette cake di Aladdin. Quindi il terzo video che vi segnalo di Koalipops è la silhouette cake di Aladdin. Andate e dategli un'occhiata, è veramente molto interessante, è veramente molto bello, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. E di nuovo andate e iscrivetevi al canale di JK, e parliamo dell'argomento del giorno, e mi lego a questo video della silhouette cake di Aladdin, perché a un certo punto lui si è chiesto quali sono i tre desideri che chiederebbe al genio. E ora parliamo, appunto, del genio della lampada e dei desideri. Ecco spiegato il motivo della scenetta inizio del video, sulla quale non stendiamo il classico telo pietoso, perché sulla mia recitazione ce lo possiamo stendere il telo pietoso, ma la scenetta si salva perché ci recita Raphael, che è molto più bravo di me. Allora, scherzi a parte, partendo dal presupposto che nel racconto originale Aladino e la lampada meravigliosa, nel romanzo Le mille e una notte, non c'è la limitazione dei tre desideri, se non ricordo male, semplicemente chi è il proprietario della lampada ha a disposizione il genio, e finché ha a disposizione il genio può esprimere tutti i desideri che vuole. Ed ecco quindi che stringiamo la domanda e facciamo finta di avere il genio nella lampada tascabile con le batterie scariche che ci offre solo un desiderio, e che sia un desiderio che non preveda uccidere qualcuno, possibilmente, una singola cosa, un piacere che vi potete passare, che cosa chiedereste al genio? Io vado terra-terra, un po' come Bart Simpson, fammi diventare ricco e famoso. E tra le altre cose considero che se diventassi ricco, per esempio, probabilmente non ci avrei il macchinone, non so, il Ferrari, ma cercherei di essere molto pratico, non so, per girare in città avrei la Smart, che svicola bene, però avrei la Smart con l'autista, con lo chauffeur. Secondo me questa cosa è bellissima, no? Ci farsi accompagnare in giro con la Smart, con il tizio in uniforme, questo è uno sfizio divertentissimo! E quindi volevo condividere con voi questa piccola cosa. Ma voi, invece, che cosa chiedereste al genio della lampada tascabile? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, ho concluso, spero di essere riuscito a intrattenervi, se ci sono riuscito vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Sia mai che facendo pollice in alto strisciate sulla torcia ed esce il genio, che ne potete sapere, magari esce il genio del mouse, quindi voi provate subito a fare pollice in alto e vediamo un po' che succede. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto. Guardate, quello non avete bisogno di chiederlo come desiderio al genio, basta iscriversi e subito arriva quel buon profumo, eh? Inoltre, se mi seguite anche sul mio canale Telegram, che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Ecco, finalmente ho finito il vlog, così vado un po' a riposarmi, perché stanotte proprio ho dormito malissimo, quegli incubi, niente, la peperonata con le vongole non è proprio cosa per la quale, poi mi sogno il genio... Aspetta un attimo, però io stamattina mi sono svegliato abbracciato a Raphael. Allora il genio c'era per davvero!
Potevo chiedergli di diventare uno youtuber famoso come... No, lasciamo stare, poi mi si riempiva il canale di ragazzini, va meglio così.